Dicevo, ci sono delle attività legate all'OP, alla commercializzazione, ma io in questo momento faccio solo un passaggio legato all'acquisto beni, che è una scelta che le aziende dovranno fare. Già molti di voi avete comunicato quali possono essere gli attrezzi utili per alleviare le fatiche dei campi. Naturalmente questo passaggio va rifatto, alcuni già lo hanno confermato e comunicato, lo rifaremo nei giorni a venire e soprattutto nei giorni a venire produttori che hanno ancora da incassare l'ulteriore 3 euro per arrivare ai 6 euro, diciamo, di acconto della produzione della campagna olearia 2022-2023, potranno rivolgersi agli uffici, c'è la dottoressa Catanzaro che è a disposizione, che conoscerete tutti a breve perché è qua presente e soprattutto troverete in ufficio tutti i pomeriggi. Naturalmente il nostro calendario di aperture, considerato il lasso temporale ristretto, visto che il 15 maggio è la scadenza ufficiale, ma noi abbiamo preferito avere certezze piuttosto che fare domande, dare conferme e poi ritrovarci in una situazione di non ritorno. Gli operatori sono testati, sono provati, quindi riusciremo entro i termini a fare le domande, anche perché la domanda è al 15 di maggio. La cosa importante è fare le variazioni con data 15 maggio. Per esempio, la cosa più facile che potete domandare adesso al dottore Palazzoni. I contratti, ci sono 30 giorni di tempo per registrare un contratto, dottoressa, lei me ne dà conferma, e quindi abbiamo un lasso temporale tale da poter fare le cose con il giusto garbo, senza ricorrere a errori, perché gli errori di oggi poi si pagano per il prossimo futuro. Naturalmente, scelte importanti e tempistiche importanti, quindi da domani gli uffici riceveranno tutti i giorni, principalmente nelle ore pomeridiane, per dare la possibilità di fare domande, soprattutto avendo dato a voi la possibilità di scegliere in quelle che sono le cose che adesso il dottore Palazzoni spiegherà all'Assemblea. Io ci tengo a precisare un passaggio che è importantissimo. Gli acquisti da, diciamo, restituire, da riversare verso i soci avranno una ricaduta importante. Naturalmente terremo conto di chi già ha avuto negli anni passati le attrezzature, di chi non ha avuto, e soprattutto da Roma ci perviene una forte richiesta, va fatta un'operazione di meritocrazia, cioè significa la percentuale di fidelizzazione che ogni singolo socio ha verso l'OP, verso la cooperativa. Se io produco 1.000 e porto 10, valgo pochissimo. Se io produco 1.000 e porto 900, vuol dire che ho un indice di fidelizzazione del 90%. Quindi questo inciderà anche in termini di conferimento dell'olio per quello che è, diciamo, il ristoro, il giusto ristoro che sarà rivolto verso i soci. Ci sono tante altre iniziative e tante altre attività che nell'assemblea che si celebrerà entro il mese di maggio poi verranno meglio spiegate. Però per quanto riguarda le attrezzature vi chiedo la cortesia di riformulare la vostra richiesta, confermare, cambiare anche in funzione di quello che avete ascoltato e sentito. La nostra disponibilità è totale, per queste cose naturalmente vi dovete rivolgere ai tecnici, mentre per quanto riguarda gli aspetti finanziari e dei pagamenti alla dottoressa Catanzaro. Prego, dottore Palazzoni. Buon pomeriggio a tutti, io sono Luca Palazzoni, sono un agronomo, lavoro all'Università degli Studi di Perugia e sono un collaboratore del professor Froscarelli. Non so se lo conoscete, è un professore associato all'Università di Perugia e attualmente anche il nuovo presidente Ismea da circa un anno e mezzo. E io sono qui tramite l'invito di UPO Sicilia, per parlarvi, lo leggete dal titolo di questa della prima diapositiva, di questa nuova PAC. Nuova PAC che, diciamo, è attuale perché è partita il 1 gennaio di quest'anno, c'è stata l'approvazione della PAC a livello europeo quando il 2 dicembre 2022, dopo un processo travagliato che ha portato alla stesura del piano strategico PAC, e diciamo che è partita il 1 gennaio 2023. Quindi quello che andate a fare in azienda attualmente è sotto la nuova PAC, sotto questa PAC chiamata appunto PAC 2023-2027, perché ce la porteremo avanti fino al 2027, per 5 anni.
Le altre pacche erano di 7 anni, questa è di 5. Perché? Perché siamo partiti per via del Covid, per via della Brexit, di altre problematiche, siamo partiti con 2 anni di ritardo. Sentiremo parlare di questa nuova PAC, comunque sia gli agricoltori continueranno a sentir parlare anche della precedente. Perché? Perché come vedete, spero bene là in fondo, in questa diapositiva, della vecchia PAC per quanto riguarda il pagamento dei pagamenti della PAC, i pagamenti del primo pilastro, ne sentiremo parlare fino al 30 giugno di quest'anno, perché come sapete benissimo, quando è che vi entrano i pagamenti della PAC? Vi entrano a giugno dell'anno dopo della domanda. E inoltre sentiremo parlare anche del vecchio PSR, quindi le risorse del vecchio PSR, fino al 2025. Perché? Perché le risorse del 2022 del vecchio PSR saranno spese fino al 2025. E nel frattempo è proprio partita questa nuova programmazione, questa nuova PAC è partita il 1 gennaio 2023 e la porteremo avanti fino al 31 dicembre 2027. Vi riporto questa diapositiva ovviamente non per farvi una lezione sulla PAC, quali sono i principi, gli obiettivi, ma per farvi capire solamente una questione, perché molti pensano che la PAC abbia solo un obiettivo, cioè quello di sostenere il reddito degli agricoltori, aumentare la competitività all'interno della filiera, aumentare, diciamo, riequilibrare la filiera, aumentare la competitività delle aziende. In realtà non è solo questo la PAC, ha anche questo obiettivo, ma ha anche altri obiettivi, cioè sostenere l'ambiente e il clima, cioè contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente, conservare il paesaggio, poi anche aspetti socio-economici, quindi il ricambio generazionale, rivitalizzare le aree rurali, e inoltre anche un altro obiettivo che affronta tutti questi obiettivi, che qual è? Quello della conoscenza e della digitalizzazione. Perché? Perché dice il piano strategico PAC, la PAC dice che non c'è futuro senza digitalizzazione e innovazione in agricoltura. Perché? Perché questa PAC punta sia a produrre, ma a produrre con innovazione, e vedremo che queste misure sono fortemente spinte verso l'innovazione e la sostenibilità e legata alla produzione. Tutti questi obiettivi, che ad ora fanno sì che la PAC è una politica multiobiettivo, hanno permesso però di raggiungere questo risultato. Secondo voi, le risorse della PAC rispetto a ieri sono più o meno? C'è qualcuno che vuol rispondere? Le risorse della PAC sono le stesse di ieri. Quindi i soldi che avevate fino a ieri ci sono anche oggi. Ieri avevamo 7,4 miliardi di euro l'anno, oggi ce ne abbiamo quasi 7,4, 7,3,75, che vengono ripartite nei 3 strumenti classici della PAC, che ormai gli agricoltori conoscono benissimo. Perché? Perché sono 20 anni che ci sono questi strumenti. Nei pagamenti diretti, quelli che comunemente chiamiamo i pagamenti della PAC, che assorbono il 47,7% delle risorse. Poi abbiamo lo strumento dell'OCM, che è sempre nel primo pilastro della PAC, quindi l'OCM olio, l'OCM vino, l'OCM ortofrutta, e queste hanno l'8,8% delle risorse. E poi abbiamo il vecchio PSR, lo sviluppo rurale, che come vedete ha il 43,4% delle risorse, che oggi ve l'accenno, non si chiama più PSR ma si chiama CSR, perché è un complemento al piano strategico della PAC. La novità, che magari per gli agricoltori non è poi così tanto rilevante, però per come è stata strutturata questa nuova PAC, è questa qui, ovvero il piano strategico della PAC. Perché? Perché tutto quello che riguarda la PAC, cioè i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale, il sostegno settoriale, ovvero l'OCM, tutti quanti i strumenti di questa nuova PAC sono inseriti in questo documento. Questo documento che è il piano strategico PAC. Considerate, questo è uno screenshot di questo documento, sono 3.654 pagine, che oggi cerco di riassumervi in un'ora circa, e non lo stampate, perché se volete informazioni eccetera non lo stampate, perché è una roba alta così. Io l'ho stampato, ho fatto un errore perché ovviamente ho sprecato un sacco di carta. E cosa dire, è normale che questo documento
è così tanto importante. Perché? Perché affronta tutti quanti gli strumenti della PAC. Tutto quello che interessa la PAC, questa nuova PAC, sta dentro a questo documento. Da chi è stato scritto? Questo documento è stato scritto in conferenza Stato-Regioni. Quindi tutti gli assessori regionali all'agricoltura hanno partecipato alla stesura di questo documento. Perché ve lo dico? Ve lo dico perché? Perché anche il vostro assessore regionale all'agricoltura ha partecipato nella conferenza Stato-Regione alla stesura di questo documento. Quindi tutte le osservazioni che venivano fuori dalla Regione Sicilia sono state portate al tavolo della conferenza Stato-Regione dal vostro assessore regionale. Ma passiamo alla parte, diciamo, più tecnica del mio intervento, ovvero questa qui. Parleremo soprattutto di pagamenti diretti. Perché? Perché sono quelli che a livello generale cambiano di più. Le OCM rimangono più o meno le stesse, e per quanto riguarda invece il PSR, oggi CSR, ci sarà una riunione a livello regionale. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, vediamo come erano ieri e come cambiano oggi. Ieri avevamo un sistema a strati, che qualcuno lo paragona ad una lasagna, un pasticcino mille foglie. E generalmente perché? Proprio perché sono fatti a strati. Avevamo un pagamento di base, che aveva il 55% delle risorse della PAC, poi c'era il pagamento greening, pagamento ecologico, poi c'era il pagamento per i giovani, ed infine c'era il pagamento accoppiato. Poi c'era un regime anche per i piccoli, che semplificava tutti quanti i vari pagamenti della PAC. Oggi come cambiano i pagamenti? Abbiamo sempre un sistema lasagna, cioè sempre fatto a strati. Considerate questa lasagna, ovviamente più strati l'agricoltore prende di questa lasagna, cosa significa? Più pagamenti prende. C'è il pagamento di base, che però, vedete, è più piccolo di ieri, perché ieri era il 55%, fino al 31 dicembre 2022 era il 55%, oggi è il 48%. Poi non c'è più il greening, quel pagamento verde non c'è più, al suo posto c'è un pagamento, che è il pagamento ridistributivo, e la novità di questa PAC, che è il pagamento degli ecoschemi. Poi abbiamo il pagamento per i giovani, che è confermato con un 2%, e poi abbiamo la conferma anche del pagamento accoppiato. Però vedete che passa dal 12% al 15%. Qui abbiamo tutti quanti i plafond a disposizione per ogni pagamento. Vedete che nel pagamento di base, che continua ad essere quello più importante, con il 48% delle risorse, sono distribuiti 1,6 miliardi. Nel sostegno ridistributivo 10%, 25% per gli ecoschemi, e vedremo che sarà molto importante per un agricoltore accedere agli ecoschemi. Perché? Perché sono il 25% della possibilità dei pagamenti della PAC, quindi cercano di compensare il vecchio pagamento. Perché è importante accedere agli ecoschemi? Lo capiamo da questa diapositiva. Questa è la diapositiva più importante per capire come funzionano i pagamenti della PAC. Perché? Perché se fino a ieri un agricoltore prendeva sicuramente il pagamento di base e il pagamento greening, perché sfido chiunque in questa sala che non prendeva il greening. Credo che se c'è un agricoltore, magari alzi la mano, che non prendeva il vecchio greening. Tutti quanti lo prendevano. E pagamento di base e pagamento greening, di quella lasagna che abbiamo visto prima, era l'85%. Quindi, detto tra noi, un agricoltore fino a ieri di quella lasagna mangiava l'85%. Oggi però non è più così, perché sicuramente il pagamento sicuro dall'85% è passato al 48%. Ovvero il pagamento sicuro di quella lasagna è solamente il 48%, cioè mangia meno della metà. Poi è vero, l'abbiamo visto prima, ci sono anche gli altri pagamenti, quindi posso aumentare i strati della lasagna. Sì, è vero, però questi pagamenti non sono per tutti, ovvero non tutti gli agricoltori riescono ad accedere a questi pagamenti. Ad esempio, abbiamo il pagamento ridistributivo, l'abbiamo visto prima, però questo non lo prendono tutti, lo prendono solamente le aziende sotto i 50 ettari. Quindi le aziende sopra i 50 ettari non prendono questo pagamento.
Abbiamo il pagamento degli ecoschemi, che è un 25% in più di quella lasagna. Però anche questo pagamento non lo prendono tutti, lo prendono solamente gli agricoltori che si impegnano di più per il clima e l'ambiente. Poi abbiamo il pagamento dei giovani, ma anche questo ovviamente chi è che lo prende? Solo i giovani. Poi abbiamo il pagamento accoppiato e anche questo non lo prendono tutti, ma solo alcune tipologie zootecniche o alcune culture che poi vedremo. Partiamo dal pagamento di base. Pagamento di base che abbiamo detto essere il più importante. Quanto vale il pagamento di base a livello nazionale? Il valore medio del pagamento di base a livello nazionale è 164 euro. Ma questo non significa che ogni agricoltore per ogni ettaro prende 164 euro. Perché? Perché l'Italia aveva tre possibilità per erogare il pagamento di base, ha scelto di continuare ad erogare il pagamento di base tramite i titoli all'aiuto. Cioè ogni agricoltore continua ad avere i titoli all'aiuto che aveva fino a ieri, però cosa cambia? Che nel 2023 questi titoli sono stati ricalcolati. Circa un mese fa c'è stata una circolare AGEA che ha definito il ricalcolo di questi titoli. Cioè ogni agricoltore continua ad avere gli stessi titoli che aveva ieri, però questi sono stati ricalcolati. Sono stati ricalcolati in che modo? Innanzitutto questi titoli hanno subito un riproporzionamento secondo il nuovo plafond a disposizione per il pagamento di base. Questo cosa comporta? Che ogni titolo è stato ridotto di circa un 20%. Quindi un titolo in questo caso di 200 euro, che con il greening arrivava a 305 euro, cosa gli è successo? Gli è successo che quei 200 euro sono diminuiti di un 20%. Quindi da 200 euro prende solo 166 euro. Se consideriamo anche il greening, cioè di 300 euro perde circa il 47%. Quindi è una bella perdita. Perché? Perché non c'è più il greening, quindi la parte in verde l'agricoltore la perde, non la prende più. La parte in giallo, che è il valore del titolo, diminuisce di un 20% e arriva la parte in rosso. Non so se lo vedete, ma vale 166 euro. Quindi i titoli diminuiscono tutti di un 20%. E questa è la prima parte del ricalcolo. Poi c'è un'altra parte del ricalcolo, ovvero il meccanismo della convergenza. Cosa significa? Che i titoli sopra 164 euro subiranno un decremento. Anno dopo anno, vedete, i titoli sopra la media, sopra i 164 euro, diminuiscono anno dopo anno fino a convergere a 164 euro. E quelli sotto ai 164 euro, quindi quelli di 120, 140, 150, aumenteranno fino a convergere all'85% del valore medio nazionale al 2026. Cioè nel 2026 avremo titoli minimi di 140 euro circa. Qui abbiamo un esempio, un agricoltore che aveva un titolo di 113 euro nel 2022, con il greening quanto arrivava? Arrivava a circa 170 euro. Cosa succede a questo agricoltore? Abbiamo detto perde il greening, cioè la parte in verde del 2022 la perde. Poi quel valore in giallo viene ricalcolato, perde il 20%, però essendo 104 sopra o sotto la media? Sotto la media. Cosa succede? Aumenta anno dopo anno fino ad arrivare nel 2026 a 139,5 euro, quindi circa 140 euro. Qui abbiamo un agricoltore con titoli che erano medi fino al 2022, cioè 195 euro, che con il greening arrivava a circa 300 euro. Cosa succede a questo agricoltore? Questo agricoltore subisce la rimodulazione del titolo, cioè 195 vengono rimodulati, perde il 20%, dato che 160 sta vicino alla media, cosa succede? Vedete che rimane costante anno dopo anno. Perché? Perché non subisce il meccanismo della convergenza, essendo già nella media. Questo è un agricoltore che aveva titoli sopra la media, può essere uno che ha zootecnia intensiva
oppure aveva l'accoppiato per l'olio d'oliva, titoli di 432 euro, con il greening arrivava a circa 700 euro, cosa succede? Perde i 200 euro del greening, quei 430 vengono rimodulati e poi convergenza anno dopo anno e vedete che da 430 arriva nel 2026 a 255 euro. Quindi capite che chi aveva titoli alti con questa PAC è quello che perde di più per quanto riguarda il sostegno di base, cioè il sostegno legato ai titoli che l'agricoltore prende perché ha i titoli all'aiuto. Cosa succede? Voi, se vi ricordate, nella vecchia programmazione una, diciamo, domanda che generalmente mi viene fatta dagli agricoltori è questa: dottore, io ho 30 ettari e 20 titoli. Con la nuova PAC quest'anno mi vengono ridati i titoli che mi mancano per arrivare a 30 ettari? La risposta com'è? No, non mi vengono ridati. Perché? Perché i titoli sono sempre gli stessi che hanno gli agricoltori, però vengono solo ricalcolati. Cioè i titoli con quei codici che avevate fino a ieri rimangono gli stessi, vengono solo ricalcolati da parte di AGEA. E questo ricalcolo, ripeto, è già stato fatto. Se un agricoltore va nel SIAN con il proprio CUA, può vedere il valore di ogni singolo titolo che ha in possesso, ricalcolato. Un'altra domanda che mi fanno gli agricoltori è questa: dottore, ma io che ho in affitto un terreno che mi scade il contratto di locazione nel 2025, cosa mi succede a quei titoli? Sapete che nel 2015 quel titolo era perso. Perché? Perché mi venivano riassegnati i titoli in base agli ettari a disposizione nel 2015. Cosa mi succede oggi? Oggi non succede niente. Perché? Perché il contratto che scade nel 2025, magari ho affittato terra e titoli, cosa succede? Torna indietro la terra e tornano indietro anche i titoli. Quindi, da quel punto di vista non succede niente, l'unica cosa che succede è che quei titoli tornano indietro con un valore differente rispetto a quando l'ho dato in affitto. Perché? Perché, come ripeto, sono stati ricalcolati a diminuire di un 20% in meno. Chi non ha i titoli, quindi, che deve fare? Ci sono due possibilità, che rimangono le stesse che erano presenti anche nella vecchia programmazione. O acquisto i titoli, quindi o li compro, oppure accedo a riserva nazionale. Ma chi può accedere a riserva nazionale? Può accedere a riserva nazionale le stesse fattispecie di ieri, ovvero i giovani, i nuovi agricoltori o quelli che sono soggetti a zone montane o zone svantaggiate. Le uniche novità per quanto riguarda la riserva nazionale sono le ultime due in rosso, ovvero è stata ridotta l'età di chi può accedere alla riserva perché va dai 18 ai 60 anni e inoltre, altra novità più impattante, è quella di un vincolo al trasferimento dei titoli di 3 anni. Cioè cosa significa? Significa che un giovane, un nuovo agricoltore che accede alla riserva, per 3 anni quel titolo non lo può vendere, non lo può dare in affitto. Perché? Perché ci sono state molte speculazioni negli anni di aziende, diciamo, fantasma che hanno acceduto ai titoli della riserva solo per venderli e di conseguenza, diciamo, è stato imposto questo vincolo al trasferimento di titoli di 3 anni. Chi è giovane però? Qui c'è una novità importante, perché fino a ieri era giovane un agricoltore sotto i 40 anni che accedeva come capo azienda, però oggi non è più sufficiente solo questo. Perché per essere giovane è necessario avere requisiti di competenza o di esperienza. Questi requisiti però non servono solo al giovane, servono anche al nuovo agricoltore. Chi è il nuovo agricoltore? È un agricoltore che si è insediato in azienda dopo il 2021, si è insediato in azienda, è un nuovo agricoltore che ha un'età compresa tra i 41 e i 60 anni. E anche lui deve avere requisiti di esperienza o di formazione. Quali sono questi nuovi requisiti? Questo non è banale. Allora, o ho un titolo universitario o un diploma a indirizzo agricolo, in quel caso sono giovane o nuovo agricoltore perché ho la competenza, cioè ho il titolo universitario o il diploma a indirizzo agricolo, oppure ho un diploma non a indirizzo agricolo, però l'abbino
con un corso di formazione di 150 ore, oppure ho la licenza media ed ho l'esperienza di 3 anni in azienda come coadiuvante familiare, come bracciante, qualsiasi esperienza in campo agricolo di 104 giornate annue. Quindi devo avere l'esperienza più la licenza media per essere definito un giovane o nuovo agricoltore. Per accedere alla riserva, come ieri, si può accedere solo una volta, sia come giovane sia come nuovo agricoltore. Sul trasferimento non ci sono grandi novità, l'unica novità è questa, ovvero non so se vi è mai successo, c'è la possibilità di affittare solamente i titoli, quindi io posso affittare terra o titoli o posso affittare direttamente solo i titoli. Se però affitto solamente i titoli, cosa succede? Al valore di quei titoli vengono ridotti di un 50%. Quindi il valore del titolo, se è 140 euro, se lo vado a affittare senza la terra, mi diventa di 70 euro. I titoli, come sapete, devono essere attivati ogni anno per accedere al pagamento. Come vengono attivati? Vengono attivati con dei ettari ammissibili al 15 di maggio, cioè il 15 di maggio è quando si fa la domanda unica. Gli ettari ammissibili quali sono? I seminativi, quindi se ho seminativi ci posso attivare i titoli all'aiuto. Se ho colture permanenti, cioè frutteti, vigneti, oliveti, e noccioleti, eccetera. E se ho i prati permanenti. Quindi se ho uno di questi tipologie di ettari ammissibili ci posso attivare i titoli all'aiuto e ci devo fare, ovviamente devo dimostrare che faccio un'attività agricola. Attività agricola cosa significa? Ci produco o faccio il mantenimento di quelle superfici. Per quanto riguarda i seminativi e le colture permanenti, diciamo che fare attività agricola su queste superfici, gli agricoltori lo sanno cosa significano, però diciamo che ci sono delle puntualizzazioni per quanto riguarda i pascoli, perché chi porta gli animali al pascolo, diciamo che ci sono alcuni concetti da prendere in considerazione per rendere quelle superfici ammissibili per richiedere la PAC. Perché? Perché sappiamo che i pascoli ce ne sono diversi, a seconda delle tare che hanno. Se hanno delle tare comprese sotto al 5%, tutto quanto l'ettaro è ammissibile, ovvero abbiamo l'ammissibilità del 100% delle superfici. Se abbiamo delle tare dal 5 al 20%, l'ammissibilità di quella superficie è dell'80%. Se abbiamo delle tare superiori al 20% fino al 50%, cioè abbiamo l'ammissibilità del 50%, se siamo nelle PLT, cioè quelle zone che vengono individuate dalla regione come pratiche locali tradizionali, in quel caso abbiamo l'ammissibilità della superficie non più al 50% come nella precedente programmazione, ma in questa nuova programmazione è del 30%. Cosa devo fare inoltre per rendere ammissibili queste superfici? Se ho dei pascoli polifiti e magri, per renderli ammissibili o faccio pascolamento o faccio una pratica ordinaria, cioè lo sfalcio. O li sfalcio o ci porto gli animali al pascolo per renderli ammissibili per richiedere la PAC. Se ho le PLT, invece, per renderle ammissibili, cosa devo fare? È possibile fare solamente il pascolamento con un carico di bestiami di 0,1 uva di ettaro anno. Quindi, per intenderci, una superficie, non so se la vedete, una superficie del genere dove si hanno per la maggior parte arbusti, diciamo che il terreno senza tare è la minima parte, tra il 50 e il 70%, perché è ammissibile una superficie del genere? Perché porto al pascolo quegli animaletti che vedete nel centro della diapositiva. Cioè se io faccio il pascolo con gli ovini, quella superficie è ammissibile per richiedere il premio del sostegno di base, cioè il sostegno di base della PAC, attivare i titoli su quella superficie, io lo posso fare. Ultima cosa per quanto riguarda il pagamento di base, però molto importante, è questa. Ovviamente gli agricoltori sanno che cosa? Che per attivare i titoli, per richiedere il pagamento di base della PAC, va rispettata la condizionalità. Però in questa nuova programmazione, lo leggete nel titolo,
la condizionalità è diventata rafforzata. Che significa che è diventata rafforzata? Semplice, aumentano gli impegni rispetto a ieri. Se ieri un agricoltore, diciamo, prendeva i titoli della PAC, se faceva che cosa? Rispettava le solite cose, ovvero intorno ai fiumi, rispettava le fasce tampone, sotto la botte del gasolio faceva la platea impermeabilizzata per evitare la percolazione, se facevo le fasce inerbite intorno ai bordi di campo, eccetera. Oggi aumentano gli impegni. Perché? Perché ci sono due nuove BCA, che per il vostro territorio sono le più impattanti, soprattutto per i seminativi, di cui parlo, che sono i più impattanti. Quali sono? BCA7 e BCA8. Perché? Perché la BCA7, per un'azienda che fa seminativi, obbliga sulla stessa, obbliga una rotazione. Cioè, cosa significa? Significa che sulla stessa parcella io nei due anni non posso fare la stessa coltura. Per intenderci, alcuni agricoltori fanno grano su grano, con questa nuova PAC non si può più fare. Perché? Perché per la condizionalità non si può più fare. Però per rotazione la PAC dice deve essere un cambio di coltura inteso come genere botanico. Genere botanico, sapete che le culture si dividono in specie e i generi. Per intenderci, se un agricoltore fa grano, cioè frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro, per la condizionalità è la stessa cultura. Qualcuno mi dirà, io faccio grano e triticale, sono due culture diverse. Sì, sono due culture diverse, però per la PAC no. Sono la stessa cultura perché? Perché è genere botanico, triticum. Entrambi sono triticum e quindi non si può fare. Si può fare però, ad esempio, un cereale a paglia diverso, come ad esempio l'orzo. Perché? Perché l'orzo è genere ordeum, il grano è genere triticum, quindi fare orzo e grano io lo posso fare. Perché? Perché cambio il genere botanico. Facciamo alcuni esempi. Questo agricoltore ha fatto grano su grano. Questo lo prende il pagamento di base? No. Perché? Perché non rispetta la BCA7. Questo ha fatto grano e sulla. Secondo esempio, lo prende? Sì, lo prende. Perché? Perché ha cambiato il genere botanico. Ultimo esempio, questo agricoltore ha fatto erba medica su erba medica. Lo prende? Sì, lo prende. Perché lo prende? Perché l'erba medica è una cultura pluriennale e le culture pluriennali sono esentate dal rispetto della BCA7. Sì, perché? Perché è una cultura pluriennale. Sono esentate anche per le aziende che per il 75% dei seminativi fanno erba, sono esentate anche quelle sotto i 10 ettari, cioè se io ho un'azienda sotto i 10 ettari non devo rispettare questa rotazione. Azienda di seminativi sotto i 10 ettari non rispetta questa rotazione. Sono esentate dalla rotazione anche le aziende biologiche, e per la Sicilia diciamo che avete una grande SAU biologica, quindi questa esenzione è molto importante, e anche le aziende SQNP, cioè quelle che fanno integrato. Inoltre diciamo che per le regioni in aridocultura è prevista un'ulteriore deroga per venire incontro alle aziende che hanno un clima caldo arido importante, quindi attualmente la Sicilia non ha esposto questa deroga, però probabilmente rientrerà in questo contesto. Cioè cosa significa? Che c'è la possibilità di fare per due anni consecutivi la stessa cultura, quindi alcuni agricoltori possono fare grano, il terzo anno cambio cultura, a condizione che cosa? Ad esempio questo agricoltore, se vedete, il primo anno ha fatto grano, il secondo anno ha fatto grano, il terzo anno ha fatto una leguminosa. Questo lo può fare perché rientra in una condizione di aridocultura e deve comunque rispettare una quota di rotazione per il 35% dell'azienda. Comunque c'è la possibilità nelle regioni di aridocultura di fare la stessa cultura per due anni. Comunque sia, c'è un'altra deroga. È molto complicato questo aspetto, me ne rendo conto, però purtroppo questa PAC è così. Questo anno, nel 2023, proprio perché i prezzi dei cereali erano molto alti, c'erano carenze di materie prime, c'erano problematiche legate
alla guerra, eccetera, l'Europa cosa ha previsto? Con il regolamento 1317 ha previsto una deroga, che comunemente viene chiamata deroga ucraina. Cioè nel 2023 per gli agricoltori è previsto un via libera, cioè ogni agricoltore nel 2023 può fare quello che vuole. Poi la rotazione partirà nel 2024, cioè deve cambiare cultura nel 2025, cioè l'anno dopo il 2024. Il 2024 è l'anno zero. Abbiamo detto, c'è la Biccia 7, c'è la deroga per le agricolture, ci sono alcune aziende sentate, c'è la deroga ucraina, comunque sia alcune aziende non possono derogarsi. Quali sono queste aziende? Quelle che vorranno accedere all'ecoschema 4 perché ho alcuni impegni del vecchio PSR, oggi CSR, che si chiamano ACA, che hanno proprio questa Biccia 7 come baseline, cioè sono costruite, come vedremo, l'ecoschema 4 sulla base della Biccia 7. Quindi chi vorrà accedere all'ecoschema 4 non può derogarsi, deve fare la rotazione, deve fare la Biccia 7. Altra Biccia 7 impattante per le aziende che fanno seminativi è questa Biccia 8. Biccia 8 cosa prevede? Prevede di lasciare un 4% di seminativi ad aree di elementi non produttivi. 4% dei seminativi ad aree di elementi non produttivi. Quali sono queste aree di elementi non produttivi? Per intenderci sono, qui ho riportato alcuni esempi, i bordi di campo. Bordi di campo del genere sono aree di elementi non produttivi, non so se lo vedete, però vedete che c'è un terreno lasciato non produttivo, l'altro è arato, poi c'è anche tutto il filare, tutto quel terreno può essere censito dal CA, può essere censito come area di elemento non produttivo e quindi arrivare al 4% con questi elementi. Un agricoltore potrebbe arrivare al 4% con questi elementi. Lo vedo difficile perché generalmente l'agricoltore che fa? Tende ad arare anche le radici delle piante, qualche volta anche la strada, però quindi è difficile arrivare a questo 4%. Rientrano nel 4% anche i fossati, rientrano nel 4% anche i muretti tradizionali e vedete qui ci sono tutti i coefficienti per trasformare quegli elementi lineari tipo un fossato, mettiamo un'azienda, fossato lungo un chilometro, coefficiente 2, cosa significa? Equivale a 2000 metri quadri. Questi 2000 metri quadri mi possono servire per arrivare al 4%. Ovviamente però cosa succede? Che se ho un seminativo non arrivo al 4% con questi elementi, devo lasciare il terreno a riposo per arrivare al 4%. Terreno a riposo che è un terreno ritirato dalla produzione dal 1 di gennaio al 30 di giugno. Dopo il 30 di giugno posso anche seminare. L'importante è che dal 1 di gennaio al 30 di giugno non faccio nulla. Qui vedete, ho riportato un esempio, questo non è il vostro territorio, ma per farvi capire che in Italia, bene o male, di aree di elementi non produttivi ne abbiamo abbastanza. Però in una situazione come può essere il basso Veneto, ovviamente non è il vostro territorio, però per rendervi per farvi capire come funziona questa PAC, il legislatore dice: avete un territorio nel genere tutto intensivo, destinate un 4% alla biodiversità, al paesaggio, per avere anche la possibilità per gli animali, per la riproduzione, eccetera. Solo sui seminativi, solo sui terreni dove richiedo il pagamento della PAC. Ovviamente parecchi agricoltori mi dicono: dottore, ma questa è tutta burocrazia, tutte leggi. È vera sta cosa? Ni. Perché ni? Perché ovviamente se vedete un'immagine del genere, questo è un agricoltore che potrebbe essere la zona di Enna, delle vostre parti, che fa tutti i seminativi. Questo ha fatto tutto grano duro. Vedete, gli è venuto su, preciso, tutto quanto per bene, bello. Però cosa è successo? Ha piovuto, erosione, disastro. Cosa dice la PAC? La PAC fa delle BCA, buone condizioni agronomiche ambientali. Cioè dice,
Se un agricoltore come questo, che ha fatto sempre grano duro, però ha fatto le fasce tampone, ha fatto le scoline, ha fatto i fossati, ha permesso lo sgorgo dell'acqua, eccetera, piove e vedete che comunque sia l'impatto visivo a livello di paesaggio, sia tutti quanti i benefici legati allo sgorgo dell'acqua, crea cosa? Buone condizioni agronomiche ambientali. Quindi è tutta burocrazia, ni. Sono esentate comunque sia dal rispetto di questa BCA 7, di questa BCA 8, le aziende che per il 75% fanno erba e quelle sotto i 10 ettari, quindi un'azienda di seminativi sotto i 10 ettari non deve rispettare il 4%. Quelle biologiche e quelle che fanno SQNP, però questa volta il 4% lo devono rispettare. Sono esentate dalla rotazione perché ovviamente hanno i propri disciplinari, però il 4% lo devono rispettare, anche se abbiamo detto sempre per le stesse motivazioni di prima c'è sempre la deroga ucraina, che cosa prevede? Che per il 2023 questo 4% le aziende come i seminativi non lo devono rispettare, quindi nel 2023 un agricoltore può seminare tutto, può fare tutto quanto grano, tutti quanti i seminativi li può seminare a grano. Ovviamente cosa succede? Chi non rispetta la condizionalità subisce delle sanzioni, come succedeva fino a ieri. Queste sanzioni vanno in percentuali a seconda della portata, gravità, quindi possono andare dall'1% fino al 100% dei pagamenti della PAC. Novità di questa nuova PAC, inoltre, è anche questa, perché non bastava la condizionalità rafforzata, c'è anche la condizionalità sociale. Cosa significa condizionalità sociale? Che un agricoltore che non rispetta le norme legate alla sicurezza sul posto di lavoro e all'occupazione dei lavoratori, cosa succede? Subisce una doppia sanzione. Cioè subisce la sanzione legata alla sicurezza o l'occupazione sul posto di lavoro, cioè per intenderci, sono lavoratore in nero, subisco la sanzione dell'ispettorato del lavoro. Inoltre subisco un'altra sanzione anche sui pagamenti della PAC. Quindi attenzione sia sulla sicurezza sul posto di lavoro, sia per quanto riguarda i contratti, perché c'è la possibilità di avere una doppia sanzione, quindi una doppia beffa. E qui finiamo con il pagamento di base. Ricordo, pagamento di base legato ai titoli. Prendo il pagamento di base perché? Perché ho i titoli e perché rispetto la condizionalità. Io faccio del bene alla collettività, produco beni pubblici perché rispetto la condizionalità e prendo il pagamento di base secondo il valore dei titoli. Poi abbiamo visto anche un altro pagamento, che sono gli ecoschemi, che è la vera novità della PAC, che prendono il posto del vecchio greening. Perché è il 25% dei pagamenti della PAC. Questi ecoschemi che cosa sono? Sono i regimi per il clima e l'ambiente, cioè un pagamento per il clima e l'ambiente. L'abbiamo detto, lo prende solamente l'agricoltore che si impegna di più per il clima e l'ambiente. E è un pagamento aggiuntivo al pagamento di base. Cioè prendo il pagamento di base perché ho titoli, in più prendo l'ecoschema perché rispetto gli impegni degli ecoschemi. Questi entrano, l'abbiamo detto, nella parte verde della PAC, nell'architettura verde della PAC. L'abbiamo detto prima, alla base c'è la condizionalità rafforzata, che è obbligatoria per prendere il pagamento della PAC, pagamento di base. Poi abbiamo gli ecoschemi, che però leggete, sono volontari. Che significa che sono volontari? Che un agricoltore decide volontariamente se prenderli o meno. Cioè, io un anno ho le condizioni per prendere l'ecoschema, mi impegno, prendo l'ecoschema. L'anno dopo non ho le condizioni per prendere l'ecoschema, non faccio domanda, non prendo l'ecoschema. Tranne in alcuni casi, che però uno è anche molto impattante per il vostro territorio, che è l'ecoschema 3. Quello va rispettato per 2 anni. L'impegno è di 2 anni. Quanti sono questi ecoschemi? Lo vedete in questa diapositiva. In totale sono 5. Il primo è per la zootecnia, il secondo per le colture arboree, il terzo per gli oliveti, quarto per i sistemi foraggeri estensivi
che è un titolo un po' fuorviante, in realtà riguarda tutti quanti i seminativi, e il quinto è per gli impollinatori. Vedete che dalla distribuzione delle risorse il più importante qual è? È il primo ecoschema. 42,4% delle risorse degli ecoschemi vanno tutti al primo ecoschema. Perché? Perché la zootecnia era quella che perdeva di più da quel ricalcolo di titoli, perché tendenzialmente le aziende zootecniche hanno titoli più elevati e di conseguenza si cerca di compensare la perdita del pagamento di base tramite il sostegno alla zootecnia, perché perde di più e si cerca di compensare se fa del bene alla collettività tramite gli ecoschemi. Questi ecoschemi sono 5, però in realtà sono 7 i pagamenti. Perché? Perché la zootecnia ha due tipologie di pagamenti, livello 1 e livello 2, che tra poco vedremo. E l'ecoschema 5 ha anche questo, due tipologie di pagamenti, uno per i seminativi, uno per le colture arboree, tutte quante le colture arboree. Inoltre, ultima cosa da dire, che questi ecoschemi sono cumulabili. Cioè, cosa significa? Significa che un agricoltore può, ad esempio, un'azienda, ho qualche animale, ho l'oliveto, ho qualche seminativo, posso prendere l'ecoschema 1, l'ecoschema 2, l'ecoschema 3 perché ho anche l'oliveto e l'ecoschema 4 perché ho il seminativo. Quindi un'azienda non è detta che può accedere solo ad un ecoschema, può prendere più di questi pagamenti. Quindi ovviamente cosa significa? Che più pagamenti prendo, più il contributo della PAC sarà alto. Considerate che circa un anno fa abbiamo fatto una simulazione per un'azienda insieme al professor Frascarelli, un'azienda di Norcia, nella mia regione, in Umbria, zona di montagna, fa biologico, ha la zootecnia, prendeva 13 tipologie di pagamento, 13 tipologie di pagamenti diretti, poi abbiamo fatto i conti e ne conveniva che ne prendeva solamente 11. Però capite che questa nuova PAC permette che cosa? Permette di prendere più pagamenti, questa arrivava fino a 11 tipologie. Primo ecoschema, abbiamo detto quello per la zootecnia, abbiamo detto che gli ecoschemi puntano a più sostenibilità per l'azienda, questa addirittura punta a un modello allevatoriale più sostenibile. È diviso in due livelli, vedete i premi? Primo livello, riduzione dell'antimicrobico resistenza, i premi vanno da 66 euro UBA, attenzione che è un premio ad UBA, che è una novità di questa PAC, non c'è mai stato il premio ad UBA, e va da 66 euro UBA per i bovini da latte fino a 24 euro UBA per i suini, tra l'altro c'è il premio per i suini che non c'è mai stato. Secondo livello è più alto, 240 euro ad UBA, e considerate che un bovino è un UBA, 240 euro ad UBA, 300 euro per i suini. Se accedo all'ecoschema 1, livello 1, non posso accedere all'ecoschema 1, livello 2, perché? Perché gli impegni dell'ecoschema livello 2, che vedete premi più alti, ma perché? Perché anche gli impegni sono maggiori e tra l'altro comprendono anche quelli del livello 1. Abbiamo detto il pagamento è ad UBA, qui abbiamo i coefficienti per trasformare il numero di capi in allevamento in UBA, per intenderci, esempio veloce, un bovino di oltre 2 anni è un UBA, per fare un UBA con i suini ne servono 3 e un po', perché il coefficiente è 0,3, quindi ne servono 3 e un po' per fare un UBA. Il pagamento viene calcolato come media delle UBA in allevamento censite in BDN o in Classifarm, e inoltre a chi viene concesso il pagamento dell'ecoschema 1? Al detentore degli animali, cioè colui che ha gli animali prende il pagamento. Livello 1, lotta all'antimicrobico resistenza. Cosa va fatto? Va ridotto l'utilizzo degli antibiotici all'interno degli allevamenti, cioè prende il pagamento chi riduce l'utilizzo degli antibiotici all'interno degli allevamenti. Diciamo che un territorio come il vostro, che tendenzialmente abbiamo pascole, quindi zootecnia estensiva, degli antibiotici se ne utilizzano relativamente pochi. Come vengono calcolati però l'utilizzo degli antibiotici? Con unità di misura. Come la strada si misura in chilometri, l'acqua in litri, gli antibiotici si calcolano con unità di misura che è il DDD, unità di misura che è apposita per calcolare
diciamo, il consumo degli antibiotici. E chi è che fa questo calcolo? Un applicativo nuovo che è Classifarm. Cioè, tramite questo applicativo in BDN io posso calcolare il livello di DDD. Per ogni allevamento, Classifarm, cioè ogni allevamento censito in BDN, con i dati della farmacosorveglianza, cioè con quelli della ricetta elettronica, viene calcolato il livello di DDD. In automatico l'agricoltore non deve fare niente, deve solo iscriversi a Classifarm, perché è un requisito obbligatorio per accedere al premio. Quali sono gli agricoltori che accedono a questo premio? Gli allevatori che accedono a questo premio sono quelli che fanno un utilizzo di antibiotici, sempre calcolato in DDD, sotto il valore mediano regionale. Cioè, nella regione Sicilia, per ogni categoria di allevamento, quindi per i bovini, per i suini, eccetera, viene calcolato la mediana regionale. Quelli che stanno sotto prendono il pagamento se mantengono stabile il loro, diciamo, consumo di antibiotici. Quelli che stanno sopra, cioè nel terzo e nel quarto quartile, lo prendono quando? Quelli nel terzo, quando riducono di un 20% il loro valore di DDD calcolato nell'anno precedente. Quelli nel quarto lo prendono quando passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione minima di almeno il 10%. Dove vedo tutti questi, diciamo, dati? Nell'applicativo Classifarm. Quindi è obbligatorio iscriversi a Classifarm per avere la visione di questi calcoli. Secondo livello, quello con i premi più alti, impegni maggiori, perché non riguardano solamente la riduzione dell'antibiotico, ma anche il miglioramento del benessere animale. Cosa va fatto? Gli impegni sono quei due: certificare l'allevamento SQNBA e prevedere un periodo di pascolamento. Qui facciamo, credo tutti, il pascolamento, di conseguenza quello non è un particolare problema. La problematica principale è la certificazione SQNBA, che va fatta ovviamente con gli enti certificatori accreditati dal Ministero. Per venire incontro a questa certificazione, cosa c'è? C'è l'applicativo Classifarm, perché tramite il veterinario aziendale c'è la possibilità di fare una checklist, e questa checklist dà dei risultati. Ovviamente, se l'allevamento è vicino ai requisiti minimi, conviene richiedere, fare domanda per il livello 2. Se è molto lontano, ovviamente non conviene. Anche se nel 2023, dato che ancora non sono usciti i disciplinari della SQNBA, c'è la possibilità di richiedere il pagamento solamente con la volontà di aderire al sistema SQNBA. Ma passiamo ora ad un ecoschema che fa tanto parlare, soprattutto in questo territorio, che è l'ecoschema 2. Questo ecoschema possono accedere tutti quanti le colture arboree, cioè possono accedere gli agrumeti, possono accedere gli oliveti, i vigneti, noccioleti, mandorleti, eccetera. Questo vale 120 euro. Cosa significa 120 euro? Ho i titoli, accedo i titoli sul vigneto, sull'oliveto, sul frutteto e prendo il valore dei titoli. In più, se faccio l'inerbimento, prendo 120 euro. Quindi un titolo 200 euro, prendo 200 euro. Più faccio l'inerbimento, arrivo a 320 euro. Quali sono gli impegni? Sono questi qua. Inerbimento interfilare, solamente nell'interfila, nelle colture in fila, nelle colture non in fila, all'esterno della proiezione della chioma, per il 70% della superficie nel periodo che va dal 15 di settembre al 15 di maggio. Solamente che cosa? Che dal 15 settembre al 15 di maggio l'inerbimento ci deve essere, cioè è obbligatorio che l'inerbimento in quel periodo ci sia. Però attenzione, perché il secondo impegno cosa prevede? Lo leggete nella parte in rosso. L'interfilare, cioè dove sta l'inerbimento, quella superficie, durante tutto l'anno non può essere lavorata. Lavorata cosa significa? Che la zolla non può essere rovesciata. Io posso fare la rippatura, la scarificatura, cioè no, posso lavorare il terreno con lavorazioni che non compromettano la vitalità dell'inerbimento,
però non posso fare quelle lavorazioni che fanno la rotazione del terreno. Se faccio la rotazione del terreno, ovviamente Agea cos'è? Tramite il satellite non può vedere effettivamente l'inerbimento e di conseguenza non vi paga questi 120 euro. Le operazioni che sono ammesse sono quelle lavorazioni che non compromettono la rotazione della zolla e anche quelle meccaniche di sfalcio, trinciatura e svibratura. Sfalcio, trinciatura e svibratura io lo posso fare tutto l'anno. Quindi tutte le problematiche degli incendi, tutta la problematica legata alla diciamo competizione c'è solamente nel interfilare. Facciamo alcuni esempi. Questo vigneto può prendere 120 euro? Può accedere all'ecoschema? Può fare l'incendio controllato, lei dice? Sull'incendio controllato bisogna chiedere al Ministero. Questo ancora non... Allora, ovviamente questi 120 euro, su questo esempio abbiamo un vigneto totalmente inerbito. Può prendere questi 120 euro? La risposta è? Sì. Può prendere 120 euro. Abbiamo un'altra tipologia di vigneto. Questo vigneto, vedete, è inerbito solo parzialmente. Vedete, sotto la fila non è inerbito. Questo vigneto può prendere 120 euro? La risposta è? Sì, può prendere 120 euro. Perché? Perché io sulla fila o sotto la proiezione delle chiome, quindi sotto la proiezione dell'oliveto, per intenderci, io posso lavorare, posso diserbare. L'importante è che nell'interfilare o la proiezione esterna io abbia l'inerbimento. E quindi questo è. Quindi questo oliveto, per intenderci, è ammissibile. Qui abbiamo un vigneto. Qui abbiamo un vigneto. Questo vigneto prende l'ecoschema di 120 euro? La risposta è? Sì o no? No, non lo prende. Perché non lo prende? Perché è alternato. Non arriva al 70%. Perché faccio un interfilare sì, un interfilare no. Quindi è al 50%. Quindi non arriva al 70 e non prende 120 euro. Ultimo esempio, questo oliveto prende 120 euro, la risposta è no, esattamente. Terzo ecoschema, ecoschema per gli oliveti. Attenzione perché questo, diciamo, è molto impattante in questo territorio. Questo vale 220 euro ettaro. Cioè cosa significa? Oliveto, prendo su un quell'ettaro, se ho i titoli, pagamento di base, faccio l'inerbimento 120 euro, in più se ho un oliveto di valore paesaggistico prendo 220 euro. Ma quali sono questi oliveti di valore paesaggistico? Sono gli oliveti che hanno una densità compresa tra le 60 e le 300 piante. 300 piante, cosa significa? Un sesto di impianto 6x6, ok? Se abbiamo inferiore al 6x6 ci potrebbe essere la regione che interviene, aumenta questa soglia, però lo può portare massimo a 400 piante. Però per ora la regione non è intervenuta, quindi abbiamo solamente il limite alle 300 piante ad ettaro. Abbiamo detto le piante tra le 60 e 300 piante prendono i 220 euro, a condizione però che faccio che cosa? Una potatura biennale delle chiome. Cosa significa? Che io almeno nei due anni devo aver potato tutti gli oliveti di quell'ettaro dove ho richiesto l'ecoschema 3. Almeno biennale. Cioè cosa significa? Se lo faccio tutti gli anni va bene, se lo faccio un anno sì o un anno no, va bene lo stesso. L'importante è che non faccio un anno sì e dopo lo rifaccio tre anni. In quel caso non va bene. Inoltre ci sono anche, questa potatura è un po' particolare, perché va potato il 30% della chioma, almeno il 30%,
e inoltre va votata nel periodo che va da settembre ad aprile. Quindi da settembre ad aprile, nei 2 anni, devo aver potato tutti quanti gli olivi. Per settembre ad aprile non si intende dal 2022, ma si intende da settembre di quest'anno. Quindi si richiede il pagamento dell'ecoschema 3 per quest'anno, AGEA mi controlla da settembre di quest'anno fino ad aprile dell'anno prossimo. E questo impegno è biennale, perché nei 2 anni ovviamente devo portare avanti questo ecoschema. Quindi se richiedo l'ecoschema 3 quest'anno, lo devo richiedere anche nel 2024, per intenderci, perché è un impegno biennale. Sì, può farlo. Sì, esattamente. Le domande le facciamo alla fine, se no interrompiamo e... Come no? Ritorniamo indietro, però così non finiamo mai. Sì, eccolo qua. Ecco. Mi chiedo scusa, ci sono delle macchine posteggiate dinanzi al cancello della cantina La Vita. In particolare c'è una Dacia color marrone e una Ford Fiesta blu. Cortesemente ci sono gli operatori che devono uscire. E penso che sentono. Questo lo prende, perché? Perché fa un inerbimento totale. Ma attenzione, se io al di sotto della proiezione delle chiome, quindi perpendicolarmente alle chiome, lavoro il terreno per evitare la competizione solo sotto la chioma, in quel caso io lo prendo lo stesso. O nell'intera fila, faccio la lavorazione, lo prendo lo stesso. Però attenzione che se lo faccio nell'intera fila devo comunque avere il 70%, quindi va calcolato, va valutato. Ecco schema 3, abbiamo detto che sono 220 euro, facciamo alcuni esempi. Questo oliveto lo prende? Sì, perché? Perché ha un sesto 6x6 e di conseguenza arriva a prendere il ecoschema 3. Anche questo oliveto lo prende, questo prende anche il 2, perché? Perché fa l'inerbimento, in più ha un sesto di impianto 6x6, fa la potatura. Ah, e attenzione, c'è anche un altro impegno che non l'abbiamo detto: nella superficie dove ho richiesto l'ecoschema 3, io non posso bruciare i residui della potatura. E questa, attenzione, perché con i satelliti si vede subito. Quindi dove ho richiesto l'ecoschema 3, cioè su quella parcella, io non posso bruciare i residui di potatura. E inoltre quella densità che mi ha permesso di ricevere l'ecoschema 3 deve essere mantenuta nei 2 anni, cioè nei 2 anni io non posso né infittire né diradare, deve essere mantenute le stesse piante. Le domande le facciamo dopo. Se no, vabbè, dai, facciamo le domande. Va bene, prego. No. Può essere trinciata, può essere fatto quello che si vuole. No, non va dimostrato. L'importante è che non la brucia, si vede solamente se la brucia. Può trinciarla, può spostarla, può venderla, può lasciarla lì, quello che vuole. Prego. Esatto. Perché no? Sì, la trinciatura, sfalcio, trinciatura e sfibratura possono essere fatti, sono ammissibili, perché la trinciatura non compromette la... Esatto, non rompi il cotico erboso. Ci sono altre domande? Prego. Se si avvicina, perché non la sento. Così magari sentono anche tutti. Per questo volevo finire, è una diapositiva. Allora, i titoli vecchi non esistono più, ci sono solo quelli nuovi. Sì, però c'è una diapositiva, le rispondo, è molto semplice. Prego. Poi
abbiamo l'ecoschema 4, questo è solamente per i seminativi. Quindi se abbiamo seminativi in azienda possiamo accedere anche a questo ecoschema. Ma ripeto, se ho un'azienda prevalentemente olivicola e ho un ettaro di seminativi, io anche su un quell'ettaro di seminativi posso accedere a questo ecoschema. Cosa va fatto? L'ecoschema questo vale 110 euro ad ettaro. 110 euro per fare cosa? Il primo impegno prevede un avvicendamento almeno biennale, cioè una rotazione di 2 anni, dove almeno uno dei 2 anni nel campo deve essere presente una coltura leguminosa foraggera o una coltura da rinnovo. Cosa significa? Nei 2 anni, ad esempio 2023-2024, almeno uno dei 2 ci deve essere una coltura leguminosa foraggera o una coltura da rinnovo. Quali sono queste colture? Sono quelle in verde. Quindi nei 2 anni io devo fare almeno una coltura di quelle in verde. Se faccio grano, che sta nella coltura in rosso, l'anno dopo non posso fare di nuovo una coltura in rosso. Devo fare una coltura in verde. Facciamo alcuni esempi. Questo agricoltore ha fatto veccia e grano. Veccia è una leguminosa, rientra nelle colture in verde, il grano è una depaperante, quindi un cereale a paglia, rientra nelle colture in rosso, prende l'ecoschema 4, la risposta è sì. Grano e orzo, che era ammissibile per la biccia 7 perché ha un genere botanico differente, prende l'ecoschema 4? No. Perché? Perché vedete che il grano e l'orzo sono entrambi cereali a paglia e sono considerati come depauperanti, quindi tra le colture in rosso, e di conseguenza non prende l'ecoschema 4. Ultimo, un altro esempio, terreno a riposo e grano. Prende l'ecoschema 4? La risposta è sì. Perché? Perché il terreno a riposo è considerato come una miglioratrice. Ultimo esempio, come nella biccia 7, erba medica su erba medica, prende l'ecoschema 4? La risposta è sì. Perché? Perché coltura miglioratrice. Leguminosa, prende l'ecoschema 4. Inoltre, per prendere i 110 euro dell'ecoschema 4, gli impegni non sono finiti qui, perché sulle colture leguminose e foraggere non posso utilizzare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari, mentre sulle colture da rinnovo li posso utilizzare, ma solamente quelli che sono ammessi nella difesa integrata oppure nell'agricoltura biologica. Diciamo che non devo essere certificato biologico o SQNP, devo solamente utilizzare quei prodotti che sono ammessi nel biologico o nell'integrato. Ultimo impegno per prendere i 110 euro è quello in arancione, ovvero devo interrare i residui. I residui che rimangono in campo dei cereali li devo interrare, ad eccezione delle aziende zootecniche e delle aziende che fanno lavorazione su sodio, quindi minima lavorazione, lavorazione a bande, minima lavorazione, eccetera. Queste non devono interrare i residui. Questa è l'ultima diapositiva per quanto riguarda l'ecoschema 4. Perché? Perché vedete che in un anno c'è un periodo in verde. Il primo esempio è un agricoltore che ha fatto frumento e una leguminosa. Il primo anno ha fatto frumento, seminato a ottobre, raccolto a giugno, e il secondo anno ha fatto una leguminosa. Questo agricoltore prende l'ecoschema 4 e inoltre vedete che nel periodo in verde c'è l'alternanza, perché il periodo in verde è quando AGEA fa i controlli. Quindi l'avvicendamento per AGEA deve risultare nel periodo in verde, quindi dal 15 di maggio fino al 30 di novembre. Grazie. Ultima cosa per quanto riguarda l'ecoschema 4, ma questo vale anche per l'ecoschema 3 perché è un impegno biennale. Se io prendo, do in affitto un terreno oppure vendo il terreno, devo comunicare a chi ho affittato il terreno o chi ho venduto quel terreno quale coltura ho fatto o quali oliveti ho potato. Perché?
perché nel secondo anno quell'agricoltore deve mantenere l'impegno. Altrimenti cosa succede? Che quell'agricoltore che ha preso in affitto o ha comprato il terreno, l'ecoschema 3 o l'ecoschema 4 non lo può attivare. E a me cosa succede? Mi vengono recuperati i pagamenti. Quindi attenzione quando vendete o affittate un terreno su cui avete attivato o l'ecoschema 3 o l'ecoschema 4. Ultimo ecoschema. Questo è un ecoschema per gli impollinatori, quindi per le api e gli insetti pronubi. Questo è un ecoschema che attira molti agricoltori, perché vedete i premi. Sulle colture arboree sono 250 euro ad ettaro, sui seminativi sono 500 euro ad ettaro. Però attenzione, questo ecoschema è quello che è il massimale minore. Quindi cosa significa? Che questi sono i premi massimi che possono ricevere gli agricoltori. Se nelle domande uniche che vengono fatte nel 2023, ovviamente le domande e quindi la superficie ammissibile a premio è maggiore rispetto a quella stimata, i premi verranno ricalcolati, quindi verranno ridotti. Si stima che quello sui seminativi sarà intorno ai 200-300 euro, quello sulle colture arboree intorno ai 125 euro. Si stima dalle stime che abbiamo fatto in università. Comunque sia, questi sono i premi. Quali sono gli impegni per prendere questi premi? Sulle colture arboree, quindi negli oliveti, frutteti, vigneti, eccetera, bisogna fare come l'ecoschema 2, inerbimento interfilare, però questa volta non con specie spontanee, però con che cosa? Con un miscuglio di piante di interesse apistico. Va fatto questo inerbimento, di cui questo inerbimento questa volta non può essere sfalciato, non può essere toccato dal 1 di marzo fino al 30 di settembre. Dal 1 di ottobre posso fare quello che voglio, cioè lo posso arare, posso romperlo, posso fare quello che voglio, però dal 1 di marzo al 30 di settembre non può essere toccato. E inoltre sulle colture arboree io posso utilizzare i prodotti fitosanitari solamente però quelli ammessi nella difesa integrata e solamente nel periodo che non coincide con la fioritura di quelle piante di interesse arboreo e con la fioritura delle piante di interesse apistico. Sui seminativi invece, per prendere i 250 euro ad ettaro, i 500 euro ad ettaro, scusate, cosa va fatto? Va destinata il seminativo con una copertura di un miscuglio di piante di interesse apistico. Vedete, qui abbiamo un esempio. Qui abbiamo una superficie destinata a piante di interesse apistico che minima deve essere di 0,25 ettari, cioè minima deve essere 250 metri quadri, con una larghezza minima di 20 metri e deve avere una fascia di rispetto minima di 3 metri, massima di 5 metri, dalle altre colture limitrofe. In questo caso io ho riportato mais e girasole, ma ovviamente so che da voi il mais non viene fatto, nemmeno il girasole, però potrebbe essere grano e grano, e deve avere questa fascia di rispetto, a meno che non sono un'azienda biologica. Se sono un'azienda biologica e non usi trattamenti, ovviamente non ci deve essere la fascia di rispetto. Leggete a sinistra che quella fascia di rispetto comunque è integralmente pagabile. Cosa significa? Che rientra tra la superficie destinata a premio dell'ecoschema 5. Quindi non rientra solamente la parte del miscuglio di piante di interesse apistico, ma anche quella della fascia di rispetto. Qui abbiamo tutto l'elenco delle specie ammesse al miscuglio di piante di interesse apistico. Cioè cosa significa? Se io faccio un miscuglio di piante di interesse apistico, posso farlo solamente con le piante inserite in questo elenco, non posso farle con altre piante. Può essere spontaneo o seminato, però deve essere esclusivamente fatto con le piante di interesse apistico. Bisogna guardarci. Adesso non. La sulla c'è, sì, la sulla c'è. Però non può essere solo sulla, eh? Deve essere un miscuglio.
Con questa slide rispondo all'agricoltore di prima. Allora, questa slide cosa dice? Dice che l'ecoschema 1, 2, 3 e 4, quindi quello per la zootecnia, quello per l'inerbimento, quello per gli oliveti, quello per i seminativi, sono dei pagamenti compensativi al pagamento di base, cioè il pagamento di base è quello con i titoli. Cioè cosa significa? Che io posso attivarlo anche sulle superfici dove non ho attivato i titoli. Anche un'azienda che non ha titoli può attivare sulle superfici, sugli ettari ammissibili, questi ecoschemi. L'unico ecoschema che ha necessità di attivare almeno un titolo è quello dell'ecoschema 5. È l'ecoschema 5. Cioè cosa significa? Io ho un'azienda con 30 ettari e 20 titoli, io posso attivare i 20 titoli su 20 ettari ammissibili, mentre l'ecoschema 3, quello per gli oliveti, lo posso attivare anche per tutti i 30 ettari. E questo non è banale. Perché? Perché un agricoltore che non ha titoli fino a ieri si fermava a quei 20 ettari, oggi può prendere gli ecoschemi su tutta la superficie a disposizione. E così concludo con gli ecoschemi. Poi abbiamo un altro pagamento, l'abbiamo visto prima, il pagamento ridistributivo. Pagamento ridistributivo che va solamente ai piccoli, aziende sotto 50 ettari. Aziende sotto 50 ettari che lo prendono solamente per i primi 14 ettari. Cioè cosa significa? Innanzitutto quanto vale questo pagamento? Vale 81,7 euro ad ettaro. E ripeto, solamente per i primi 14 ettari. Cosa significa? Significa questo. Un'azienda sotto i 0,5 ettari, ovviamente troppo piccola, non prende il pagamento. Un'azienda che ha tra i 0,5 fino a 14 ettari prende 81,7 euro per ogni ettaro. Un'azienda che ha superiore ai 14 ettari, quindi dei 35, 45, 25, eccetera, prende questo pagamento però solamente per i primi 14 ettari. Per intenderci, un'azienda di 14 ettari prende lo stesso pagamento ridistributivo di un'azienda di 25, 35, 45, eccetera. Quelle sopra 50 ettari non prendono questo pagamento. Pagamento per i giovani. Questo ovviamente è solo per i giovani, quindi quelli che abbiamo visto prima, vale 82 euro e lo prendono per 5 anni fino a un massimo di 90 ettari. Qui c'è tutta la definizione di giovani, ma l'abbiamo visto prima. Ultimo pagamento di quella lasagna che abbiamo visto prima, l'ultimo pagamento è il sostegno accoppiato. Sostegno accoppiato vale il 15% dei pagamenti, viene, diciamo, destinato alla zootecnia e alle produzioni vegetali. Sulla zootecnia ci vado veloce, è perché è come ieri, non cambia niente. Le uniche novità sono l'iscrizione obbligatoria Classifarm. E quali sono i settori? Settore latte bovino, vedete i premi a capo. Settore carne bovina, e vedete i premi a capo. E poi abbiamo la carne ovina. Anche per gli ovini ci sono i premi a capo e sono quelli riportati in diapositiva. Ma passiamo ora al sostegno accoppiato per le produzioni vegetali. Qui c'è una novità che è molto importante per il vostro territorio, ovvero per gli agrumeti. Perché? Perché c'è il sostegno accoppiato anche per gli agrumi. E vedete che questi sono i premi a superficie. Per il frumento duro vanno utilizzati per prendere il premio di 93 euro la semente certificata a partire dal 2024. Per il pomodoro non vi interessa. Per gli agrumeti o sono un OP oppure ho un sistema di qualità attivo e ho un agrumeto specializzato per prendere il premio. L'oliveto devo fare una produzione DOP o IGP, ovviamente hanno il premio dell'accoppiato. E infine abbiamo per le leguminose, eccetto la soia, 40 euro circa ad ettaro. Qui vediamo come cambiano i pagamenti. I pagamenti, qui abbiamo alcune simulazioni, qui abbiamo un'azienda che fa seminativo, vedete cosa succede, fino a ieri prendeva circa 350 euro ad ettaro, cosa succede oggi? Per via del ricalcolo dei titoli subisce un decremento dei premi PAC.
Stesso ordinamento, però un'azienda più piccola che prende anche il ridistributivo, vedete che prende gli stessi pagamenti di ieri. Azienda zootecnica in 400 bovini prende un po' di meno, azienda che però fa l'estensivo e quindi accede all'ecoschema 1, però il livello 2, quello che prende più alti, prende di più di ieri. Ma arriviamo all'oliveto. Oliveto, qui abbiamo un'azienda olivicola, 10 ettari, fa DOP. Cosa succede? Oppure, sì, fa DOP. Cosa succede? Vedete che rispetto a ieri diminuisce il pagamento di base, che è quello legato ai titoli, che qui era intorno ai 400 euro, quindi anche tendenzialmente più alti di quelli che avete in questa zona. Vedete, diminuisce, però tramite il ridistributivo, che sono quegli 81 euro ad ettaro per i primi 14 ettari, quindi quello in rosso, più l'ecoschema 2 e l'ecoschema 3, che sono la parte in verde, più l'accoppiato, prende di più di ieri. Quindi un'azienda olivicola che rispetta gli ecoschemi, sostegno accoppiato e ridistributivo, prende più di ieri. Però stessa azienda che accede agli ecoschemi, fa DOP con i titoli, prende leggermente di meno. Perché? Perché non prende il ridistributivo. Stessa azienda che però non è DOP, cosa succede? Prende ancora di meno, però sempre più di ieri, perché accede a ecoschema 2, ecoschema 3. Stessa azienda che però è super intensiva e quindi non accede all'ecoschema 3, cosa succede? Prende meno di ieri, perché comunque con solamente l'ecoschema 2, quindi in erbimento, non riesco a prendere quanto prendevo fino a ieri. Ultimo caso, azienda olivicola che non prende gli altri pagamenti ma attiva solamente i titoli, cosa succede? L'abbiamo visto prima, perde circa il 50% del pagamento della vecchia PAC. Qui abbiamo un'azienda agrumicola. Cosa succede a un'azienda agrumicola che tendenzialmente ha titoli bassi? Qui abbiamo titoli di circa 180 euro, con il greening arrivava nel 2022 a circa poco meno di 300 euro. Vedete che se attiva l'ecoschema 2, prende il ridistributivo e accede al nuovo sostegno accoppiato, un'azienda agrumicola prende molto più di ieri, più del doppio. Azienda vitivinicola funziona più o meno allo stesso modo. Prende ridistributivo, ecoschema 2 perché fa l'inerbimento e prende più di ieri. Qui abbiamo l'olivicolo, qui abbiamo un'azienda che prende tutti quanti i pagamenti. Quindi, per concludere, che c'è da dire? Questa PAC rispetto a ieri sicuramente è diventata molto più complicata. È diventata molto più complicata perché? Perché è più selettiva, l'abbiamo visto, non tutti riescono ad accedere agli stessi pagamenti. Chi perde e chi guadagna? Questo dipende fortemente dai titoli e da quali pagamenti riesco a accedere. Ovviamente più pagamenti riesco ad accedere e più, diciamo, ci guadagnerò rispetto a ieri oppure no. Ultima cosa da dire, che sicuramente gli impegni sono più ambientali, più, diciamo, impattanti rispetto al vecchio greening di ieri, e di conseguenza è una PAC che va costruita azienda su azienda, valutata azienda su azienda, e che un agricoltore si deve impegnare di più per guadagnare il contributo della PAC. Grazie. E allora, noi possiamo che fare i complimenti, perché è stato esaustivo, chiaro, una materia difficile, e in 1 ora e 10 minuti avrebbe meritato ancor più tempo, però iniziare presto era complicato, finire tardi è quasi la stessa cosa. Noi queste ottime, eccellenti informazioni le custodiremo, ne faremo tesoro e le metteremo a disposizione della platea dei soci, o con il video che è stato integralmente registrato. Avremo anche le slide che il dottore ci ha messo a disposizione, perché oggi è l'inizio di un percorso importante. La cosa da spero che si sia capita, e ci hanno raccontato in questi mesi una catastrofe totale. Vero è che ci sono molte più regole, molti più vincoli, ma è anche vero che prima o poi verso un mondo più verde, verso un mondo più greening ci dobbiamo andare. Il protocollo di Kyoto, dicevo oggi alle emittenti, è stato spostato per ben 3 volte, quindi questo ambiente non può essere a uso e consumo, non ce la fa più. Quindi vero è anche che alcune scelte non sono
fortemente, diciamo, indicate per il meridione d'Italia, però non tutte le ciambelle vengono col buco, bisogna far tesoro di quello che l'Unione Europea ci mette a disposizione, e in questi soldi ci sono anche i soldi dello Stato membro Italia, attenzione, però credo che sia la giusta attenzione verso quello che tutti noi chiediamo, un mondo più salubre, un mondo più verde. Avremo la possibilità di incontrarci a breve per le altre attività legate all'OP e vi chiediamo in questi giorni di iniziare a contattare i tecnici per il percorso della domanda di premio unico che ci vedrà partecipi, saremo presenti e riusciremo entro i termini a presentare tutte le domande. Grazie per la sua generosa e attentissima illustrazione, ne faremo tesoro. Penso che potremmo utilizzare la sua esperienza e professionalità nel prossimo futuro. Grazie a tutti della partecipazione.